E bentornati sul canale, finalmente ci rivediamo e come avrete potuto capire sono già in modalità festaiola perché ci avviciniamo appunto ad ogni santi, alla vigilia di ogni santi e comunque il libro di oggi non è proprio in tema perché è una delle letture che ho fatto nel mese di settembre e diciamo che è stata una lettura un po' di passaggio, nel senso che ho concluso. Come sapete, se mi seguite qui su Instagram, la mia miticissima Ghost Story Challenge, ma appunto non sono riuscita a leggere tutti i titoli che appunto avrei voluto vedere. E comunque poi ho avuto un momento un po' diciamo di crisi, nel senso che non sapevo bene cosa leggere, ne ho iniziati alcuni, ne ho interrotti altrettanti, alla fine ho trovato lui, questo libro qua. Di un autore italiano, La Seconda Porta, che diciamo è stato un libro un po' traditore, in che senso? Nel senso che parte proprio come un giallo e quindi uno si aspetta che prenda una certa direzione, anche perché, diciamocelo, io di questo libro non sapevo assolutamente niente perché non ho letto sinossi, mi ha incuriosito semplicemente l'incipit. L'ho iniziato appunto a leggere e mi ha preso e sono andata avanti in questo momento appunto di passaggio fra diciamo il 15 di settembre che ha determinato la fine della challenge dedicata alle Ghost Stories e poi appunto la partenza di quelle che sono state poi le letture che ho fatto dopo e che non sono state molte perché sicuramente già lo sapete, ho pubblicato un libro e quindi sono stata molto presa, ho potuto leggere poco. Meno, poco, diciamo, per i miei canoni, diciamo, per le mie comunque abitudini. Di questo libro, ripeto, non sapevo assolutamente niente perché l'ho preso in corso d'opera, quindi nel momento in cui stavo prendendo e lasciando altri libri, mi ha incuriosito e sono andata avanti. Il protagonista si chiama Milo, è un pubblicitario molto celebre di Milano che lavora con un socio con il quale non va molto d'accordo, anzi quasi per niente, quindi una persona che soffre parecchio anche di stress legato appunto al lavoro. Ha una ex compagna con la quale ha un rapporto un po' particolare, nel senso che hanno passato degli anni tremendi a discutere, a litigare, poi si sono lasciati, ma è come se ci fosse ancora un filo che li lega e passano quindi rapidamente dall'amicizia allo scontro anche dopo la separazione. I due vivevano in un palazzo dove adesso vive da solo appunto Milo e sopra di lui ci sono c'è una coppia di coniugi anziani, di anziani coniugi che sono un po', diciamo, come dire, l'elemento disturbante, uno dei tanti che ci sono all'interno dei palazzi, nel senso che si lamentano sempre, sono quelli che all'assemblea di condominio hanno sempre qualcosa da ridire, quando si vuole far prendere un'iniziativa loro sono sempre contrari. Ad esempio, vi faccio questo piccolo spoiler, piccolissimo. Milo a un certo punto racconta di quando la moglie viveva lì, che poi non era la moglie, era la compagna, ma voglio dire lo stesso, comunque la relazione durata molti anni, quando appunto la sua compagna viveva lì e la faceva la correttrice di bozze e lavorava da casa e questi avevano detto che non si poteva perché alla fine il palazzo era d'uso residenziale, lei ci aveva pianto, ci aveva sofferto molto per questa cosa. Quindi lui non ha assolutamente un buon rapporto con questi due. A un certo punto, in una notte, questi muoiono a causa di un'intossicazione da funghi. E il figlio di questi due, il quale pensa che con questo Milo ci fosse chissà quale rapporto, perché comunque i suoi genitori dice, hanno sempre parlato bene di lui, gli offre di comprare lui l'appartamento, anche perché l'appartamento gli sta proprio sopra. E quindi, dato che gli fa comunque una buona offerta, un buon prezzo, proprio perché gli piacerebbe che la comprasse lui, dato che lui si ricorda che i suoi genitori erano sempre molto prodighi di complimenti verso questo Milo che ha una quarantacinquina d'anni, questo pubblicitario, cosa fa? Lui la compra, alla fine compra l'appartamento perché pensa di farci una scala e di poterli appunto collegare.
Ma quando compra l'appartamento scopre che all'interno dell'appartamento c'è una scala, una porta, in realtà la seconda porta che dà su una scala, la quale comunica direttamente con la, diciamo, la zona che il palazzo ha adibito alla raccolta differenziata. Quindi da sotto sembra che ci sia che la porta, diciamo, corrispondente da sotto sia l'accesso a uno sgabuzzino, diciamo così. Da sopra proprio nessuno sa che ci sia questa porta. In realtà il figlio di questi coniugi, degli ex appunto padroni, questi defunti, dice: ma io da piccolo ci giocavo, quando però mia madre si è accorta che andavo giù, l'ha chiusa. E quindi alla fine è un po' una porta misteriosa, diciamo così. Ma se voi pensate di essere di fronte a un giallo, in realtà un po' vi sbagliate, perché a un certo punto la piega che questo libro prende è estremamente umanitaria. Perché? Perché a un certo punto Milo entra in contatto con un'associazione, lo fa per lavoro, ma poi lo farà anche per ragioni personali, che si occupa di migranti in particolare, di rifugiati, di migranti, di ragazzi scappati ovviamente e che devono anche fuggire da scafisti, insomma situazioni che in qualche modo Milo conosceva soltanto per lavoro, perché comunque già lui ci lavorava con questa associazione, ma anche perché Milo ha una strana abitudine, quella di andare, diciamo così, a vedere su YouTube scene violente più che altro, perché poi si ispira da un punto di vista pubblicitario. E lui, infatti, è l'artefice di una pubblicità, in qualche modo, che ha fatto storia, nel senso perché faceva vedere direttamente degli incidenti stradali. Qui chiudo, diciamo, la mia considerazione appunto sulla trama, anche perché ve l'ho fatta chiaramente a grandi linee. Questa è la seconda porta, vedremo che cosa succederà. È sicuramente un libro che permette di interrogarsi su temi legati appunto ai migranti, legati appunto a questo tipo di questioni che ci toccano poco e niente, che sentiamo magari attraverso i telegiornali, ma che in qualche modo releghiamo sempre negli angoli. Sì, è qualcosa che esiste, però voglio dire, più di tanto non ci tange. In realtà questo libro ci aiuta invece a penetrare all'interno di queste questioni, poi la morale che ci lascia alla fine è che siamo troppo indifferenti a queste questioni, cioè le trattiamo con eccessivo distacco, mentre invece dovrebbero riguardarci tutti. È una chiamata, diciamo, in un certo senso alla responsabilità personale e che non si può appunto delegare, semplicemente liquidare dicendo sì, però sono questioni che a me non riguardano, ho i miei problemi e quindi le lascio ad altri, perché in realtà se ognuno di noi partecipasse come può, ovviamente, a questo tipo di questioni, forse qualcosa si potrebbe fare, diciamo così, se non altro una partecipazione di tipo empatico, di tipo emotivo, una voglia in qualche modo di capire, di approfondire, di andare oltre a quelli che sono i titoloni dei telegiornali, a quelli che sono, diciamo, i titoloni che troviamo magari sul web, dove molte volte ci fermiamo, cioè non andiamo neanche a leggere gli articoli. Quindi sicuramente sì, un libro che mi è piaciuto, però un pochino, tra virgolette, mi ha un po', non dico deluso, perché no, perché poi le tematiche sono affrontate bene, lo scrittore poi ha una, io non lo conoscevo questo scrittore, ma penso che leggerò altro, perché è veramente, tra virgolette, forte, come si diceva un po' quando ero ragazzina io, nel senso che riesce veramente a rendere situazioni con una in qualche modo con uno humor, ecco, uno humor a volte anche un po' nero, ma veramente in certi punti vi ritrovate a sbellicarvi delle risate perché riesce in qualche modo a descrivere, ad esempio, questi vicini di casa, ce n'è uno in particolare, queste macchiette che ruotano intorno a questo condominio. E che alla fine, voglio dire, chi non ce l'ha? Nel senso, ci sono un po' dappertutto questo tipo di persone o situazioni. E l'autore riesce a delinearle in maniera molto gradevole. Quindi, se siete alla ricerca di un libro che vi faccia un po' pensare su temi non così scontati come questi, che appunto, ripeto, spesso deleghiamo e liquidiamo rapidamente, ma vi faccia anche sorridere con queste scenette, diciamo, alla Sandra Raimondo, di vita quotidiana condominiale, sicuramente questo libro fa per voi. Mi sembra di avervi detto tutto. Se non lo fate già, vi invito a seguirmi su YouTube. Sì, su YouTube, sì, va bene. Su YouTube già lo fate, comunque su Instagram.
perché sono in corso spesso delle challenge. Adesso, conclusa quella sulle Ghost Stories, partiremo probabilmente con qualcos'altro in questo appunto, in questo mese di ottobre. Anche se devo dire che, ripeto, ci sono un paio di libri che sto attendendo, poi ve ne parlerò magari in un altro video, però con l'occasione vi ricordo che in edicola è uscito un numero speciale di Dylan Dog, per chi lo segue, dove abbiamo a 35 anni del primo, abbiamo un'edizione speciale tutta colori proprio del primo numero che è uscito ed è questo qua. Vedete, tutto a colori, bellissimo, ed è di 35 anni fa, ovviamente una riedizione, però per chi volesse in qualche modo fare un tuffo nel passato, e non fa mai male, lo può fare, mi raccomando, in edicola. Ciao, alla prossima!